Benvenuti a Secondo Voi, programma di attualità, politica, sul sociale e su temi di interesse generale per la comunità. Da qualche settimana l'ufficio dei vigili di Orvieto ha a disposizione un'auto velox mobile che stanno utilizzando su alcune vie principali del comune di Orvieto e lungo le maggiori vie di comunicazione di Cicogna e Orvieto Scalo. Il comune sottolinea che la presenza serve a tenere sotto controllo la viabilità e scoraggiare gli automobilisti ad avere una velocità adeguata ai limiti consentiti. La popolazione si lamenta che il comune vuol far cassa con le multe ai cittadini. Sentiamo cosa ne pensa la gente. Pienamente d'accordo. Non credo che ci sono strade qui intorno a Orvieto dove uno può raggiungere velocità così eccessive. Quindi secondo me mi sa molto di scusa questa qua del controllo della velocità degli automezzi. La vedo più anch'io come una soluzione per far cassa, perché a Orvieto non ci sono queste dritte in cui uno può accelerare e superare. Quindi mi sa molto di scusa, insomma. Penso che ci siano sicuramente tutti e due gli aspetti, ma l'aspetto di far cassa per i comuni è diventato preponderante rispetto non vedo dentro Orvieto e anche nei dintorni velocità assurde, per cui mi sembra ci sono dei limiti di velocità che sono veramente assurdi, non so chi li mette i limiti di velocità, ma sicuramente, passando a 30 all'ora in bicicletta si rischia, in certi punti si rischia col 30 all'ora di essere fotografati, insomma. Però ecco, vabbè, al di là di questo che è un aspetto diciamo di sistema, ma sì, l'autovelox, ma non, ho paura che l'aspetto, ripeto, di fare cassa diventa sempre preponderante per i comuni. Ma credo che qui la verità sia nel mezzo. Tra i cittadini e il comune. Il comune sappiamo che deve fare cassa per cercare di portare avanti i suoi obiettivi. E in questo momento pagare delle multe salate magari per una svista o per una piccola infrazione è difficile per i cittadini. Andrebbe trovata, secondo me, una soluzione più equilibrata, più in armonia tra i cittadini e il comune. E questa è una cosa che sia le amministrazioni bisogna che cominciano a rifare, perché di ricollaborare con le aziende, con i cittadini, perché se no il futuro lo vedo buio per tutti. Io penso che la velocità dentro e fuori Orvieto è un problema vero. Ora non vanno tartassati i cittadini come linea generale, però bisogna anche abbassare i limiti di velocità, oppure che la gente li rispetti, perché se i limiti ci sono li devono rispettare tutti. Quindi sono favorevole all'autovelox. Sì, io sì. Quindi no, non è un mezzo del comune? No, io tanto vado piano, quindi perché c'è paura dell'autovelox? Basta seguire le regole, no? Viene pensato questo. Cioè io farei che il comune fa con una sala da gioco vacante. No, e nelle sale da gioco ci mettono l'autovelox, così almeno è una cosa più equilibrata, diciamo così. C'è meno sospetto da questo punto di vista, no? Sì, sono anch'io della stessa idea, che vuol far cassa. Tutto qua. Solo una questione di soldi. Non c'è altro da dire in merito. Okay. Contenti loro. Io la macchina non ce l'ho, non mi crea problemi. Però per far cassa va bene. Dovranno stare ancora più attenti. Sì, i cittadini dovranno stare molto attenti. È sempre stato così, è una delle entrate più grandi del comune, per cui niente, sono cose che non ci possiamo fare niente noi cittadini, secondo me. Cioè il comune ha questi metodi, come le multe ai residenti che non si dovrebbero fare, insomma tante cose, però hanno quest'arma che possono giocarsi, per cui se la giocano. In una città come questa non serve un'auto velox, insomma.
Sono due vie. Penso che questo è un problema di lunga data, nel senso che investe un problema molto sensibile alla città e un problema sensibile anche in altre realtà, come anche fuori dal nostro territorio, come Perugia, come Todi, come Roma. È un problema che secondo me andrebbe analizzato in maniera molto, molto accurata e ci sarebbero tanti discorsi da fare. Personalmente penso che, non sapevo neanche di quest'ultima adozione, che sia uno strumento effettivamente per rubare soldi ai cittadini, perché non sono sicuramente queste le misure da intraprendere per sensibilizzare maggiormente il territorio, diciamo, i cittadini sul tema della sicurezza stradale, eccetera. È solo uno strumento per fare cassa e la sanzione fino a se stessa, al di là della funzione deterrente, non ha altri tipi di funzioni e finalità. Sarebbe un discorso più a largo respiro, mi limito soltanto a dire una cosa, che secondo me andrebbe diminuito di molto il traffico a Orvieto e aumentato sicuramente i servizi di pubblica utilità. È scandalosa in una città come Orvieto che chi cerca in qualche modo di attuare questo tipo di politica anche in piccolo, magari prendendo un abbonamento nei parcheggi per i residenti a pagamento come quello di Porta Romana, non abbia poi la possibilità dopo la mezzanotte di poter venire in centro con l'ascensore perché risulta essere chiuso. Insomma, queste sono un po' le contraddizioni. Facciamo di tutto per cercare di sviluppare una mobilità alternativa, cercare di utilizzare meno le macchine e in qualche modo applicare maggiore sicurezza sulle strade, e poi non facciamo niente per incentivare la mobilità, ecco, insomma, tutto qui. Nella prossima puntata parleremo di lavoro, se ci sono nuove opportunità e come è cambiato in questi ultimi anni. Grazie per l'attenzione, arrivederci.